Eccolo stivato mai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, cariche pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, un buon pomeriggio a tutti voi in questo secondo contenuto di giornata e partiamo subito con alcune informazioni importanti per quel che riguarda Adrien Rabiot, che come abbiamo detto ci sta per garantire comunque un ottimo risparmio sul bilancio, evitando di dargli l'ingaggio di 7 milioni e mezzo per altri 2 anni più eventuale opzionale, visto che ha rifiutato il rinnovo, e adesso ci sono, come abbiamo visto, almeno 6 club su di lui. Un altro club che è interessatissimo al francese è proprio il Napoli di Conte, che in qualche modo sta provando a creare i presupposti per uno sgarbo, lo scrive anche Repubblica, e eventualmente prende solo a zero. Quindi vediamo cosa succederà, sicuramente mamma Veronique insieme al suo figlioletto proveranno a aspettare fino all'ultimo per tentare di andare da quelli che gli offrono più soldi, e infatti anche il Galatasaray, il Liverpool, il Barcellona, il Real Madrid, il Milan sono lì che aspettano di capire, no, come affondare il colpo eventualmente. Quindi insomma, diciamo che la Juventus in questo momento non ha visto fare nessuna mossa ufficiale da parte di nessun club. Non è che ci interessa più di tanto, perché come abbiamo detto non è il nostro libro paga, però per capire un attimo, no, dove finirà Adrien Rabiot, come abbiamo detto nessun avanzamento da questo punto di vista, e questo fa capire anche che il ragazzo non ha mercato, quindi anche questa hype che si era creato nei suoi confronti anche a livello di nazionale francese è abbastanza strano, tant'è che anche molti critici, no, del campionato francese o comunque tifosi, no, che lo avevano sostenuto quando era al PSG, hanno sempre detto che è un giocatore abbastanza mediocre, e anche loro stessi si sorprendono di come possa essere ancora titolare nella Francia di Deschamps. Ovviamente è sempre uscito dopo il 60esimo, quindi con delle prestazioni sottotono, però intanto ha rubato il posto magari a giocatori che erano già pronti, no, per il salto in prima squadra e potevano in qualche modo prevaricarlo a livello del performance. Quindi anche qui dobbiamo vedere un attimo cosa fare. Intanto, tra l'altro, Conte sta sondando, oltre a questi, anche Dorgu, che sono autentici pupilli, e anche Musa, quindi vedremo in ogni caso cosa succederà da questo punto di vista. Poi diamo due paroline anche sulla maglia per la stagione 24-25, che come abbiamo visto ha solo un piccolo logo Adidas. Tra l'altro faremo proprio la tournée tra il 20 e il 26 nella sede dell'Adidas a Norimberga, dove ci sarà anche il primo amichevole, e strisce larghe. Molti le volevano un po' più strette, altre più grandi, insomma c'è una bella faida interna, no? E molte critiche da questo punto di vista, perché non solo non c'è il main sponsor e tutti ci attendiamo che la Juventus ed Elkan possano trovare un accordo totale con l'eventuale sponsor. In questo momento chiunque si era avvicinato alla Juventus non ha proposto abbastanza denaro per un biennio oppure 6 anni, come Riyad Air voleva fare a 20 milioni all'anno. In ogni caso, insomma, Elkan farà di tutto per trovarlo, ma questo rallentamento è dovuto anche alle brutte performance e risultati sportivi scialbi che la Juventus da marzo in poi ha ottenuto, perché se vi ricordate bene alcuni sponsor anche pronti a mettere più di 45 milioni c'erano sul mercato, però quando hanno visto che il blasone e diciamo le quotazioni della borsa della Juventus erano in netto calo, ecco, è stato complicatissimo convincerli ad attirarli, tant'è che Calvo ha dovuto fare anche credere che la Juventus poteva aspettare lo sponsor ideale, ma in realtà era una specie di gioco delle tre carte per non far capire che la situazione era abbastanza critica. Poi, ovviamente, con la vittoria della Coppa Italia, con il cambiamento in panchina, la guida tecnica, si è dato il via a una rivoluzione completamente da capo a piedi, e quindi è chiaro che adesso invece la possibilità di poter vedere presto un main sponsor ci sarà. Chiaro che la Juventus con un minimo di costi di produzione potrà in qualche modo vendere già parecchie magliette, no? Con magari le maglie più rappresentative dei nuovi beniamini, no? Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram, molti vorranno le maglie dei nuovi arrivati. Quindi insomma staremo a vedere anche da questo punto di vista cosa accadrà, perché lo abbiamo detto, è dal 1981 che la Juventus non si era mai presentata appunto alle nastri di partenza senza un main sponsor, che ovviamente lascia la maglia un po' così scarna, un po' brulla, un po' senza emozioni. Quindi Adidas Sai Games nel fondo schiena, tra virgolette, come era lo scorso anno, visto che è stata rinnovata la partnership proprio con loro. E poi va ribadito in maniera chiara e netta che Fanatics, questa piattaforma digitale che ha fatto appunto l'accordo fino al 2035 con la Juve, darà grande respiro internazionale per la Juventus per vendere i gadget worldwide, perché ricordiamolo,
rose società come il Real Madrid, oltre ad essere super blasonate, avere una proprietà immensa, con un Perez sempre molto attenti a cucire rapporti con le istituzioni UEFA e FIFA, c'è da dire che hanno delle vendite esorbitanti di gadget, di maglie, no? Dappertutto, perché è una squadra che vanta milioni e milioni di tifosi in più della Juventus, quindi bisogna assolutamente cercare di assottigliare questo gap di vendite, di gadget a livello di marketing con le big europee. Solo così, con questi nuovi introiti, la Juve potrà fare fronte alla totale assenza di un sistema calcio in Italia, perché in Premier League c'è veramente un ottimo sistema, così come in Liga e così come in Bundesliga, ma in Italia avete visto la FIGC è veramente alla canna del gas, quindi dobbiamo assolutamente cercare di elevarci come abbiamo sempre fatto rispetto a tutte le altre. Poi Morata non andrà alla Juventus, era stato un piano B o un C per noi, finalmente si capirà dove andrà, e visto che è finito l'europeo Alvaro andrà al Milan, i rossoneri hanno fatto l'affondo definitivo, probabilmente Alvarito farà le visite mediche direttamente a Madrid, ok, cercando poi di spostarsi a Milano il prima possibile, e come vi ho detto la squadra di Fonseca ha accettato di pagare 13 milioni di clausola, vedremo quanto darà ad Alvaro, secondo me come minimo 5 milioni di ingaggio, però poi andremo a vedere. Peccato davvero, perché poteva essere un ottimo sostituto per Ken, che è andato alla Fiorentina, avremmo alzato comunque il tasso tecnico, ma questo fa capire che Giuntoli si sta opponendo ai trentenni e ultra trentenni, avete visto, Morata no, Cancelo no, tante opportunità si erano fatte alla porta, però Giuntoli vuole giocatori giovani da temprare all'interno della Juventus e farli, diciamo, rimanere più a lungo, migliorandoli, no, dal punto di vista tecnico e facendogli assorbire il progetto canterano di Thiago Motta. Poi, altro nome interessantissimo, quello di O'Reilly, giocatore del Celtic, che abbiamo detto ha fatto una stagione strepitosa, è finito nel milione dell'Atalanta e ora la Juventus sta facendo manovra di disturbo, perché come sapete, se dovesse saltare Cup Minus, ovviamente deve avere, non so, un po' di buchi coperti. Potrebbe essere manovra di disturbo, lo vedremo, sicuramente l'Atalanta però ha cominciato molto prima i contatti per il danese e lo reputano perfetto per sostituire Cup Miners, e poi oltre a lui arriverà Brescianini, quindi due giocatori a sostituirne uno, quindi la Juventus deve comunque presto affondare il colpo, può approfittare del fatto che l'Atalanta si sta rinforzando a centrocampo per prendere il pallino fisso, il chiodo fisso sia di Giuntoli da tempo sia di Thiago Motta, che come ho detto ha bisogno di un giocatore del suo dinamismo là sotto le punte. Poi chiudiamo, Todibo, altro giocatore che potrebbe arrivare molto presto, però dobbiamo aspettare le ufficialità e come abbiamo detto la Juve non vuole pagare il cartellino, è stata chiara, c'è l'accordo totale col giocatore e l'entourage, entrambi vogliono mandarlo via, quindi la volontà del giocatore in qualche modo per me convincerà il Nizza a non tenersi un giocatore contro voglia sia in ritiro che inizio stagione e magari aprire o un prestito con diritto oppure un obbligo di riscatto condizionato su certi parametri. Vedremo come andrà a finire, ma bisogna in qualche modo cercare di dare a Motta un centrale, visto che Calafiori è sfumato definitivamente. Ditemi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.